Io ho la netta sensazione che questo gioco mi odi, ok? Mi sono messo un'oretta l'altro giorno per farmare un po' di anime. Non so quante volte sono morto, non ne ho idea. Dobbiamo dire basta, basta alle morti. Usiamo un'umanità, diventiamo umani e ritorniamo persone serie. In questa parte andiamo dal boss dell'aria, perché ci sarà un boss tanto, no? Da qualche parte. E le andiamo a scassarlo, lo distruggo. Adesso abbiamo 10 fiaschette Estus. Te? Soler, vieni con noi? Soler non vuole venire con noi. Niente. Fammi usare qua che ho visto che c'era un simbolo. Cos'è? Dov'è? C'era un simbolo. No, raga, sbaglio, c'era un simbolo. Era qua, giuro. L'ho visto con i miei occhi. Ah, tra l'altro non so se notate l'outfit. Milano Fashion Week 2019. C'ho anche le mutande? Cioè, incredibile. C'ho anche le mutande. E sbum! Ormai, ragazzi, cioè, non lo dico neanche che sono diventato fortissimo, no, non lo dico, no. Eccola, 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 eccola! Darby! Darby, ti stavi nascondendo da me! Che cosa fai? Dove è sparito? Darby! Perché nessuno mi vuole? Non mi vuole nessuno! Non so neanche dove sono! Mi sono perso! Darby! Darby! Ciao Darby! Mi sta salutando Darby! Sono contentissimo! Andiamo Darby! Let's go! Dove andiamo però? Non lo so! In due ci divertiremo. Vieni con me. Vedo che Darby ha già capito quanto io sia forte. Cioè, lui va di spadate, io vado di spadate. L'intesa c'è. L'intesa c'è. Darby è forte. Darby è forte. Darby, mi sento contento. Andiamo da questa parte, Darby. Sì, mi hai convinto. Mi sento molto al sicuro. E sono. Porca di quella vacca. Cos'è quel robo? Darby! Darby, c'è un tizio grosso. Darby! Darby, ti hanno puntato in quattro! Darby! Dove va? Darby, dove va? Dove è andato? Dove siamo andati a finire? Non mi ha fatto vedere niente. Oddio, l'uomo tetta! No! Darby, dove mi hai portato? Io non ci ho fatto neanche caso, ma sono entrato in una stanza boss. Darby! Oddio, ma vola questo! Darby, ma che cacchio fai? Ma c'è dei problemi! Eccia! Allora, Darby, te prenditi di mira con quell'altro, io vado su di questo, ok? Vi starete chiedendo, è stata una buona idea? Assolutamente no! Però mi fido di Darby! Senti la musica! La musica che ha portato Darby! Oh, porca di quella vacca! Porca di quella vacca! Darby, tutto bene? Cacchio, ma due boss insieme così non potete mettermeli, dai, ma che cacchio! Dai, che è morto! Chi è questo poi? Ma che di nome c'hanno? Ornstein l'ammazza. Che è successo? Ho ucciso Ornstein, l'osteria. L'osteria l'ammazza draghi. Ho vinto! Madonna santa, ma c'ha tre tette questo! Ce n'è anche una qua sul collo! Ah, che giustamente vanno uccisi entrambi! Si è elettrificato. Oh, carica! Che è? Un giocatore di. Un giocatore! Dai, Darby, che l'uomo tetta attacca! Oddio, ma che brutto! È bruttissimo! Colpisci l'uomo tetta, Darby! Mi sono incastrato, aiuto! Oh, guarda Darby come incendia! Bravo, Darby! Fortissimo! Boom! Ma che ci metto anch'io, Darby! Dai, Darby! Occhio Darby con l'uomo tetta colpisce! Dai che è morto! Com'è che si chiama questo? Smog! Smog il giusti. Ma che cacchio di nomi c'hanno? Ma sono delle malattie questi! E spum! Spum Darby! Spum Darby! Fortissimo Darby! Darby! Darby, io ti voglio bene, grazie! Grazie Darby! Abbiamo battuto, abbiamo sconfitto le malattie! Smorgensme e Dergband! Il più forte sei tu! Ricordatelo. Grazie, Darby. Ciao. Mamma mia, raga, ma che cacchio di scontro. Cioè, due boss insieme erano fighissimi. Cioè, sicuro, ma senza Darby quello non lo fai. Ora, c'è una cosa che vorrei fare, ovvero vorrei andare a esplorare il posto che c'è là dietro. Giusto per capire che cacchio. Perché Darby si è lanciato, lui voleva andare. Si vedeva, era un gran combattente, lui voleva andare direttamente al boss. E io l'ho lasciato fare. Mi fidavo di lui. Ho fatto bene a fidarmi di lui. Darby sapeva quello che faceva. Ah, queste cose qua comunque non mi sembrano quelli dell'ingresso, vero? Sono un pelino un po' più forti da quello che vedo. Brutto, infame, sicura questo. Così, come se non fosse successo niente. Mi danno anche 3.000, no? Questi sono un po' più forti, mi sa, degli altri. Vabbè, allora direi di non rischiare per adesso, ok? Vediamo di fare le cose una alla volta, magari. Posso dire che mi sono. Questo è buono. Ho iniziato a metterci la stamina a Samsung. Perché comunque, bene o male,
aumenta anche lei qualcosina e soprattutto aumenta il peso dell'equipaggiamento. Quindi, aumentando il peso dell'equipaggiamento, in teoria io posso anche con un equipaggiamento leggero, o comunque posso mettere un equipaggiamento più pesante, rimanendo comunque leggero e quindi muovendomi molto bene. Perché ho provato a mettere l'equipaggiamento di Havel, ma tipo ogni salto che facevo era un inciampa, cioè se inciampavo andavo più avanti. Va bene, pare che comunque devo andare da questa parte, no? A sto punto. C'è una bella signora qua davanti. Salve! Vieni qui, figliolo, arrivo subito. Il ricettacolo dei lord, grazie. Cos'è che hai fatto? Cos'è che ma cos'è? Il potere del ricettacolo del lord, ora puoi teletrasportarti tra i fa. No! No, grazie signore. Le signore che ci. Senti la musica poi. Mi viene da piangere. Questo è il giorno più bello della mia vita. Dove vado? Cioè, cosa avrei da fare, tipo? La cosa che mi viene in mente adesso è esplorare il pezzo che Darby mi ha fatto saltare, perché voleva lanciarsi qua, per vedere se effettivamente mi manca qualcosa. Cioè, se ho saltato un pezzo, tipo quel portone là. No, aspetta, quel portone là mi sembra quello che conduce all'esterno. Non lo so, perché in un qualche modo mi sembra quello. No, 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 che c'è questo dietro. Occhio, occhio. Siamo in due qua sopra una scala, non so se te ne sei reso conto. Non ci stai. Dove è andato? È caduto. Figata. Te l'ho detto che non ci stavamo in due sulla scala. Giù terra. E non rompere. Io, raga, so già che finisce male. Ma porca vacca. Ah. Ah, ok. Ho capito dove siamo. Siamo dove in teoria io non potevo andare prima. E forse dove non dovevo andare neanche adesso. Cioè, ho battuto Ornstein. Ho battuto Smeargle. Sono morto contro un cos'è? Cioè, sicuramente adesso non penserete che io le lasci lì quelle robe, vero? Cioè, lì ci sono 9.000 anime, quelle sono mie. My anime. That's mine. Cos'è che fa casino qua? C'è qualcuno che fa casino. Che schifo. Non me lo fa selezionare, quindi penso che sia buono. Probabilmente sì, è un fabbro. Quindi possiamo fare la Claymore più 10. Tanto, come potete vedere, ho 19 titaniti. Un barello sono. Altro non ho idea. Cioè, non so. Ormai non so neanche se potenziarle le robe, perché tanto vedo che i danni tipo sembrano sempre gli stessi alla fine. Allora, probabilmente mi sta invitando ad andare fuori. Ah no, aspetta, ma io devo andare da un'altra parte. Io devo aprire l'altro cancello, aspetta. Allora, io probabilmente devo tornare indietro. Cioè, qua non ho più niente da fare. Ok, qua posso aprirla intanto. Che se vi ricordate è quella che non potevo aprire dall'altra parte. Ma di sicuro io adesso in teoria devo tornare indietro. Ma il problema è dove cacchio vado? Io proverei ad andare al santuario del legame. Anche perché adesso che ci penso, raga, non so se vi ricordate, ma io all'inizio del gioco ero andato nelle tombe. Cioè, tipo dove c'erano tutti quei robi degli scheletri che ci sono morto. Io ero andato laggiù e non ci siamo più tornati dopo. La guardiana del fuoco è assente. Non puoi accendere il falò. Oh, pausa pranzo! Cos'è? Io ti pago qua e te non vieni neanche? No, questo è quello, sempre uno che ho salvato. Oh, and if by chance you've had a change of hearts, I'll be pleased to assist you by sharing my spells. Raga? Non è un nemico, perché non posso selezionarlo. Raga, ma che schifo, ma dai, ma che schifo. Ma che voce c'ha? Oddio, no, no, no. No! Ma io lo sapevo che ci andavo a morire. Brutto maledetto. Camera del legame del fuoco per il successore di Lord Queen. Appoggia il ricettacolo di Lord sull'altra. Ce l'ho! Me l'ha dato adesso la signora. Tanta, tanta roba. Da dove l'ho tirata fuori? Tipo Doraemon. Riempi il ricettacolo con anime potenti, commisurata alla fantastica anima di Gwyn. Ah, ok. Unito il re tombale, la strega di Izalith. I quattro re di Petit Londo che hanno ereditato i frammenti dell'anima di Gwyn. E l'ex consigliere di Lord Gwyn, Seth il senza scaglie. Questi sono i quattro re, quelli che all'inizio del gioco mi avevano presentato. Cioè, praticamente io adesso devo raccogliere queste quattro anime di sti quattro boss. Saranno dei boss, penso. In pratica fino adesso non abbiamo fatto un cacchio. Oh, qua io. Qua. Questo. Questo volevo, questo cercavo. Adesso siamo pronti.
Siamo andare nelle fucking catacombe. Non mi danno le anime? E tornano in vita oltretutto? Cioè, sono immortali sti cosi? Ah, bene. No, molto bene, mi fa piacere saperlo. Mi fa molto piacere sapere che non posso... Ah, di qua posso andare? Che non c'ero mai andato qua all'inizio perché non sapevo dove ero. Certo che se tornano in vita sti cosi, di sicuro non mi aiuta. Oh, c'è un coso. C'è un falò. È la cosa più bella che mi abbiano mai detto in questo momento. Oh, adesso mi dà le anime. Ma che cacchio succede qua, raga? Non lo so. Non so cosa sia successo. Però abbiamo trovato il falò. E io penso che mi fermerò qua. Ok? Apro sta porta. E muoio. Non è successo niente. Ah, ok.